Ecco. Eccoci qua, benvenuti in questa nuova videoguida. Videoguida su come installare la randomizer per Yo-Kai Watch 2. Dato che alcuni di voi me l'hanno chiesto, ho detto vabbè, facciamo sta videoguida dato che esiste solo in inglese. Se volete quella per il primo Yo-Kai Watch, vi lascio il link in descrizione. In descrizione trovate anche un link che vi porta ad una guida scritta per installare la patch su Citra Android, quindi per mobile, telefono e tablet. Però è solo scritta. Il procedimento è molto molto simile a quello che andrò a mostrarvi in questa guida, quindi magari seguite un po' quella scritta, seguite un po' il video e ve la risolvete facilmente. Cominciamo. Innanzitutto dobbiamo scaricare il tool per randomizzare e la ROM. Il tool per randomizzare lo trovate il link in descrizione, è un download diretto, mentre per la ROM dovremo andare su HShop. Per quanto riguarda la ROM non posso mettervi direttamente un link per il download perché il video verrebbe segnalato all'istante. Purtroppo funziona così. Andiamo qui su HShop, andiamo sulla lente di ingrandimento e scriviamo Psychic Spectres. Purtroppo va scritto in inglese il nome. In questa maniera diamo l'invio. Cerchiamo Psychic Spectres Europa. Eccolo qui, Europa è quello che vogliamo perché ovviamente siamo in Europa e c'è anche la lingua italiana, oltre a quella spagnola, inglese, francese e tedesca. E facciamo Direct Download. Direct Download ci scaricherà direttamente la ROM. Una volta scaricata la ROM, eccola qui come appare. Però questa ROM non viene letta da Citra, quindi come dobbiamo fare? Dobbiamo scaricare un decrypter e lo troviamo sempre in descrizione il decrypter. È un link che vi porta a GBA Temp e da lì c'è il download, molto semplice. Come funziona? Una volta che avete scaricato il file zip del decrypter, estraetelo dentro una cartella apposita. Io l'ho chiamata semplicemente decrypter, la cartella e ci ho messo i file. Ci mettiamo anche la ROM. Ora, se voi avete più ROM che volete appunto decrittare per farle leggere da Citra, potete anche metterle tutte quante insieme. Il decrypter funzionerà simultaneamente su tutte le ROM. In questo caso io ho solo Yo-Kai Watch e ci metto solo Yo-Kai Watch. Andiamo su Batch CIA 3DS Decryptor e facciamolo partire. Ovviamente più ROM avete e più sarà grande la ROM, più tempo ci vorrà. Una volta che avrà finito, premiamo un tasto qualsiasi della tastiera e il programma si chiuderà. Ora, la ROM che ci ha creato è questa qui con i file CCI. Ora, se voi avete una cartella per i giochi di Citra, mettete la ROM appena generata dentro quella cartella in modo che Citra ve la trovi subito. Se non ce l'avete, createle una e aggiungetela a Citra. Come si fa? Apriamo Citra, cerchiamo qui, doppio clic su aggiungi nuova cartella di giochi e vi fa cercare la cartella dove avete messo i giochi. Una volta fatto apparirà questo gioco, come vedete infatti anch'io ho il file decrypted CCI, quello che ho appena generato. A questo punto, tasto destro su Yo-Kai Watch, estrai la ROM FS. Questo è molto importante. Ora, come vedete, è stata generata questa cartella. Creiamone un'altra chiamata Yo-Kai Watch Random o anche semplicemente Random o Yo-Kai, come vi pare, non è importante. E dentro la cartella Random ne creiamo un'altra chiamata Extracted ROM FS, in questa maniera. Bene, ora con la cartella che abbiamo qui, come vedete ci sono diversi file. Noi scegliamo yokaiwatch2a.fa e yokaiwatch2lg.it, che è la lingua italiana. Infatti, se vedete qui ci sono anche le altre lingue. Prendiamo questi due file e mettiamoli dentro la cartella Extracted ROM FS, così. Non chiudiamo nulla, ma riduciamo solo l'icona e apriamo Yo-Kai Watch Randomizer. Eccolo qui, trovate il link sempre in descrizione. Ovviamente dobbiamo anche cercare la ROM, facciamo open, andiamo nella cartella che abbiamo appena creato di Extracted ROM FS e scegliamo yokaiwatch2.fa. E ci chiede, Yo-Kai Watch 2 è stato appena riconosciuto, cerca il file FA della tua stessa lingua. E noi scegliamo quello che abbiamo salvato prima, lgit.fa, e apriamolo. Eccolo qua. A questo punto andiamo a vedere cosa possiamo randomizzare. Possiamo cambiare la tribù completamente random, Yo-Kai Rank, il rango dello Yo-Kai, come vi pare, la rarità, lo stesso, attributo. Le debolezze non si possono mettere per qualche motivo, ma va bene lo stesso. Le statistiche base, mischiate oppure casuali.
il drop dello yokai, se lo yokai viene in squadra più facilmente o più difficilmente, io ho lasciato normale nella mia ROM. La curva di apprendimento, ovvero il livello al quale crescono gli yokai, se voi lasciate normale sarà come il gioco base, se invece fate random magari un Jibanyan potrebbe crescere al livello 99 con pochissime battaglie, è casuale ovviamente. Poi abbiamo, per esempio io qua ho messo tutto quanto casuale. Poi, gli incontri statici, ad esempio, se io in quel punto incontro solo Nonno Fame, se metto random, mi capita un altro yokai. Forse. Perché c'è anche la percentuale di modifica. Più è alta, più è possibile che lo yokai sia modificato. Lo stesso gli incontri selvatici. Io ho messo randomizzati, ma non ho toccato la percentuale di modifica. E i boss, le statistiche base dei boss, più è alta la percentuale di modifica, più è facile che saranno più forti e più deboli, casualmente ovviamente. Abbiamo i negozi, gli strumenti che troviamo dentro gli scrigni con l'occhio, la Krenka Kai, ovvero la Slot Kai, quello che ci può dare. Più opzioni, sinceramente questa non l'ho toccata, ho preferito lasciarla così, perché sono yokai che puoi trovare nella storia e quindi ti aiuta a non rimanere bloccato, ma io ci sono rimasto bloccato, lo vedrete nei prossimi video. Gli yokai leggendari potete anche randomizzarli, se no puoi anche randomizzare i requisiti, tipo gli yokai che ti servono. Questo ovviamente sta a voi. Una volta finito facciamo randomize, ovvero salviamo la randomizer. Come la salviamo? Clicchiamo su questa qui, yokai watch 2 trattino basso a.fa e facciamo salva. In questo modo sovrascriviamo la ROM. Vuoi salvare un log? Qui sì o no, questo sta a voi. In poche parole il log serve a vedere i cambiamenti che avete effettuato e quali yokai sono appunto cambiati. Magari un Jibanyan per esempio vi dice che è diventato Gattiva, per dire. Una volta fatto, torniamo su Citra. Ora ovviamente qui ci sono due giochi ma non fateci caso. Questo qui è quello nuovo pulito, ok? Andiamo con tasto destro, apri la cartella delle mod. Se non dovesse esserci la cartella ROM FS, una volta che aprite la cartella delle ROM, createla voi. Apriamola e mettiamoci questi due file. Sostituisci i file nella destinazione ed il gioco è fatto. Ora, piccola tip supplementare. Se doveste rimanere bloccati nel gioco, come è successo a me, non dovete far altro che rinominare la cartella ROM FS come ROM FS 2, ok? Quindi poi, una volta che avete superato il punto dove siete bloccati, la rinominate semplicemente ROM FS, come dovrebbe essere appunto per ripartire con la randomizer. E questo è quanto. La guida per 3DS ci sarebbe, ma non la voglio fare, non la voglio trattare, perché richiede un 3DS moddato e un procedimento molto più lungo e anche un pochino più particolare. Bene, direi che allora che per questo video è tutto. Vi ho detto dove trovare la ROM, dove randomizzarla, come randomizzarla. Direi che più di questo non posso fare. Vi ringrazio per aver seguito il video e ci becchiamo più tardi con il video di Yokai Watch 4 dove recluto Shukara. Ciao!